Entrate si mangia, il spettacolo che noi proponiamo questa sera qui al Teatro Govi si svolge in una vecchia trattoria napoletana dove io sono il proprietario insieme a mia moglie Rosina. Io non ho voglia di lavorare perché praticamente penso di sfondare nel campo della musica, dello spettacolo, ma mia moglie non è dalla mia parte, quindi insomma c'è un continuo litigare e dei vari passaggi, dei vari momenti dove insomma noi da bella coppia che siamo, insomma, cerchiamo di portare avanti questa trattoria. Spettacolo, sarò breve, nasce da scene di vita quotidiana, nel senso a casa di Gennaro Scognamiglio queste cose che vedrete sul palco succedono veramente, e come nel resto delle famiglie, dei componenti del gruppo, che la maggior parte appunto derivano tutti dal sud, queste scene di prendersi in giro, di caos, di, come si dice, ammuina napoletana, succedono nel quotidiano, quindi è nato proprio da parentesi di vita di tutti i giorni. La compagnia è nata per caso con una conoscenza in primis mia e di Gennaro, che sapendo appunto delle mie origini, anche se non sembra napoletane, e lui che è un cantautore oltre che essere un interprete napoletano, è nata così per caso da suonare delle canzoni napoletane reinterpretate. Man mano il tutto è andato crescendo, creando proprio vari tipi di spettacolo, tra cui quest'anno c'è Entrate si mangia. E io poi, conoscendo degli altri musicisti e suonando comunque con altri musicisti, ci siamo aggregati a questa cosa e tutto è nato man mano, nel senso è cresciuto con le idee di tutti e sei i componenti.